Una foto che è la storia della televisione italiana. Era l'ottobre 1953 e la televisione cominciava le sue trasmissioni con lei. Nicoletta Orsomando, la più famosa delle signorine Buonasera, compie 90 anni, e per festeggiarla si sono riunite tutte le più famose annunciatrici televisive dell'epoca. Nella foto pubblicata da Rosanna Vaudetti, 81 anni, annunciatrice dal 1961 al 1998, compare Maria Giovanna Elmi, 78 anni, conosciuta come la Fatina per la partecipazione alla trasmissione per bambini Il Dirigibile, nella quale affiancava il cantante Mali interpretando la Fata Azzurrina, ruolo che le è poi rimasto cucito addosso nel tempo. Abbacertato, conduttrice in Rai dal 1959 al 1983, Gabriella Farinonna, che lavorò in Rai soprattutto negli anni 70, prima come signorina Buonasera dagli studi di Roma, e poi come presentatrice. Ha presentato il Festival di Sanremo nel 1969, 1973 e 197 e infine Paola Perissi, conduttrice per più di 30 anni dal 1979 al 2000. Oltre agli annunci televisivi, la sua immagine è legata alla trasmissione televisiva di Rai Un Almanacco del Giorno Dopo, che ha condotto per oltre 15 anni. Tanti i commenti degli utenti nostalgici: che bello rivedere tanti volti che sono entrati per anni nelle nostre case. Che non